nel cuore di Milano, un locale storico, Il Gian. Questa sera scopriremo un fotografo molto particolare e con noi ci sarà anche lei, direttamente del Venezuela, Flaminia. Siamo in compagnia di Jacopo Barsotti, un famosissimo fotografo. Ma Jacopo, cosa ci parlerai tu questa sera? Allora, questa sera vi parlerò di queste fotografie che sono state fatte nell'arco di questi ultimi 20 anni e vengono raffigurati i grandi del rock, per cui abbiamo da Bob Dylan a Iggy Pop, un'icona, un'immagine che è stata fatta nel 99 ancora in pellicola, e poi abbiamo personaggi del mondo più recente tipo Christina Aguilera, Rihanna, Macy Gray. Allora, tra questi personaggi poi abbiamo alcuni che sono storici, come ad esempio Cab Calloway, che ha fondato il Cotton Club negli anni 30 durante il proibizionismo in America, e tutti lo ricordano nel film dei Blues Brothers quando canta Minnie the Moocher. Poi abbiamo B.B. King, che è stato davvero un onore poterlo fotografare, e poi abbiamo altri personaggi come, non so, Dave Gunn, Erykah Badu, Bob Dylan, sono quelli che hanno fatto proprio la storia del rock. Allora Jacopo, io so che ci sono delle curiosità. Mentre tu fotografavi questi personaggi, e qui abbiamo lui, il re. Sì, allora qui c'è B.B. King, che fotografai all'auditorium in corso San Gottardo. Ricordo benissimo quel giorno perché andai prima durante le prove e notai che ero da solo, per cui mi feci coraggio, andai, gli chiesi se potevo, con un inglese proprio tremendo, gli chiesi se potevo fare questa foto, e lui sorridendo mi disse di sì. Per cui l'emozione fu tale che non cambiai neanche le ottiche, con un 50 mm feci 3 foto. Prima di andare via lo ringraziai, e quello che mi commosse fu il fatto che proprio lui ringraziò me per avergli fatto la fotografia. E allora, caro Jacopo, un'altra curiosità: qui abbiamo veramente due regine del pop rock, Rihanna e Christina Aguilera. Sì, dunque Rihanna è un personaggio veramente particolare, sempre con una grinta eccezionale. Ricordo che quando feci questa foto la chiamai talmente tante volte che alla fine, esasperata, si girò, mi fece questo gran sorriso, ero pronto e ho fatto la foto. Invece la Christina Aguilera fece uno spettacolo bellissimo, mi ricordo ancora che lo fece al Castello Sforzesco, ed era un evento per la Mercedes con Giorgio Armani. E allora, caro Jacopo, uno scatto che tu ci tieni molto, no? Un grandissimo, Iggy Pop. Allora, Iggy Pop, penso che non lo dimenticherò mai, ero all'Arcatraz e quando feci questo scatto, lui, dopo aver saltato come un matto la mitica iguana su e giù per questo palco, a un certo momento fece salire tutti i ragazzi sul palco e allargò le braccia e feci questo scatto perché sembrava un Cristo con tutti i ragazzi dietro. È una foto che ci tengo moltissimo perché proprio raffigura l'essenza di questo personaggio. E in compagnia di uno dei più conosciuti jazzisti d'Italia, Mirko Fait, è tutto per TG Events, Andrea Evans. (Susurra)